Ciao a tutti! Archeologia è davvero una professione affascinante. Può essere un lavoro sporco a volte, ma è un lavoro che quasi letteralmente riporta in vita il passato, prendendo qualcosa di antico e rendendolo di nuovo nuovo. È anche un lavoro che ha il potenziale per stupire le persone. Gli archeologi spesso non credono ai loro occhi quando fanno le loro fantastiche scoperte, e questo video serve come prova di quella dichiarazione. Iniziamo! Un'arca ornata. Torniamo ancora una volta agli antichi romani e, per essere più specifici, ci occupiamo della sicurezza romana antica. Questa è un'arca ferrata ed è una delle sole quattro note al mondo. Puoi pensarla come una cassaforte o un forziere perché serve lo stesso scopo. L'arca ornata era in condizioni così delicate quando è stata scoperta a mezzanotte degli anni 90 che gli archeologi non sono stati in grado di scavare e rimuoverla in sicurezza fino al 2019. L'arca è stata trovata tra le rovine della casa del Mitreo, che probabilmente era una villa romana particolarmente bella, prima che andasse a fuoco circa 1600 anni fa. Quasi nulla della villa è stato risparmiato dalle fiamme, ma gli spessi strati di cenere, fuliggine e detriti si sono rivelati il conservante perfetto per la cassaforte. Se ti stai chiedendo come una cassaforte di legno possa proteggere i valori, ecco la sorpresa. Questa cassaforte è trappolata, e queste trappole sono attive ancora oggi. Aprirla nel modo sbagliato e spesse punte d'acciaio ti trafiggeranno con conseguenze potenzialmente fatali. Persino gli archeologi che l'hanno trovata non sono stati abbastanza coraggiosi da aprirla. Distintivo medievale dorato d'argento. Siamo tutti familiari con il concetto di meme. Ci piacerebbe pensare che sia un prodotto dell'era dei social media, ma non lo è. Infatti, potresti descrivere questo distintivo medievale d'argento come un meme. È stato trovato a Pontefract, nello Yorkshire, in Inghilterra, nel 2020. Gli archeologi dicono che probabilmente è stato realizzato nel XIII secolo e mostra un cavaliere che esce da un guscio di lumaca. Come se ciò non fosse abbastanza assurdo, il guscio di lumaca è appollaiato in cima a una capra. All'epoca, le lumache erano associate alla codardia e quindi il distintivo era probabilmente inteso come forma di scherno, che è quasi sempre lo scopo di tutti i meme. Gli storici pensano che fosse inteso o come una parodia delle classi alte britanniche o come suggerimento che un nemico fosse stato codardo in battaglia. Il distintivo probabilmente era prodotto in massa e sarebbe stato passato da amico a amico a scopo di divertimento. Apparentemente qualcuno, da qualche parte nell'Inghilterra medievale, pensava che un cavaliere si fosse comportato in modo indecoroso e quindi sarebbe stata una cosa divertente da vedere. Immaginiamo sia uno di quegli scherzi per cui bisognava esserci. Antiche terme romane. Torniamo ora all'argomento delle scoperte romane. Ecco delle terme romane del IV secolo che sono emerse dalle dune di sabbia di Cadice in Spagna. Le terme sono parzialmente rovinate, ma il fatto che ne sia rimasto qualcosa è quasi miracoloso. Cadice fu fondata dai Fenici più di 3000 anni fa, quindi la città era già antica quando arrivarono i Romani. Fu poi rasa al suolo e distrutta dai Visigoti mentre conquistavano il sud della Spagna nell'anno 410. Gran parte di ciò che i Romani costruirono fu deliberatamente preso di mira, ma le terme furono risparmiate. Non potrebbero essere state aperte per molto tempo prima dell'arrivo dei Visigoti. È probabile che siano sopravvissute così a lungo perché furono sepolte dalla sabbia sollevata dal vento poco dopo essere state abbandonate. Sebbene i danni subiti dall'edificio nel passato siano estesi, sono ancora presenti tracce dello stucco nero, rosso e bianco che un tempo decorava le pareti. Persino il rivestimento in marmo è ancora presente in alcune aree. Piuttosto che essere state costruite per un individuo reale o benestante, le terme probabilmente servivano come spazio comune per i lavoratori degli impianti di allevamento di pesci e salatura nelle vicinanze. La nave Maid of Lincoln. Le travi di un fienile sembrano un posto molto improbabile per trovare l'unico pezzo sopravvissuto di un naufragio del XIX secolo, ma poi supponiamo che non si sa mai cosa si possa trovare quando si fruga in un vecchio fienile. La storia è questa. Una nave chiamata Maid of Lincoln partì dalle isole Abrolhos dell'Australia occidentale nel 1891 con uno stivale pieno di guano. La nave era sovraccarica e una combinazione del peso eccessivo più il maltempo fece naufragare la nave contro le rocce della baia di Jurien poco dopo la sua partenza. L'equipaggio scappò su una scialuppa di salvataggio e riuscì a raggiungere la riva,
dove ebbero la fortuna di incontrare una famiglia con il loro cavallo e carro. La famiglia diede un passaggio all'equipaggio grato fino alla città più vicina e il capitano della nave lasciò alla famiglia la scialuppa di salvataggio come ringraziamento. Questa famiglia la usò come barca da pesca per anni, ma la nascose nel loro fienile dopo che subì dei danni. Lì è rimasta fino a quando un uomo, discendente della famiglia del XIX secolo, la trovò dopo aver ereditato la proprietà nel marzo 2021. Ora è esposta in un museo locale. Tombe di Al-Hamidiya. Trovare una singola tomba scavata nella roccia in Egitto non è nulla di speciale. Trovare invece un intero complesso di 250 tombe, questo sì che conta come una scoperta per i libri di storia. Ecco l'intero insieme intagliato nei fianchi delle colline di Al-Hamidiya a Sohag, in Egitto. Le prove suggeriscono che la più antica delle tombe è stata scavata circa 4200 anni fa, dopodiché la tradizione di scavare tombe e seppellire persone qui è continuata per molto tempo. L'ultima tomba è stata scolpita circa 900 anni dopo la prima. Ci sono differenze stilistiche molto significative tra le tombe più antiche e quelle più recenti. Le tombe più vecchie sono elaborate e decorate con ampie camere e sale trasversali, mentre quelle più recenti sono più piccole e umili, con poche o nessuna decorazione o incisione nella maggior parte dei casi. O le abilità di intaglio delle persone che hanno realizzato le tombe sono diminuite nel tempo, o c'è stato un cambiamento nell'uso del sito. La teoria più popolare è che le tombe fossero inizialmente riservate alla nobiltà defunta, ma fossero aperte a tutti alla fine. Ci sarebbe stato spazio per più tombe se gli antichi egizi avessero continuato a scavare, quindi sarebbe interessante sapere perché hanno improvvisamente smesso. Candela glaciale della Norvegia. I ghiacciai della Norvegia si stanno sciogliendo. Che si creda o meno che gli umani abbiano qualcosa a che fare con questo, probabilmente non è una grande cosa per l'ambiente, tuttavia può essere una grande cosa per gli archeologi. Il ghiaccio che si ritira sta rivelando i suoi segreti congelati uno alla volta. Nel maggio 2021, una scatola di legno piena di candele antiche è stata trovata all'interno del parco, al passo di Lendbrin. Il ghiaccio ha fatto un così buon lavoro nel preservare la scatola che il coperchio era ancora chiuso, la scatola era ancora sigillata e le candele al suo interno erano ancora intatte. Ha persino ancora le sue maniglie originali in pelle per il trasporto. Gli scienziati sono stati in grado di datare la scatola di legno di pino, raggiungendo la conclusione che è stata costruita intorno al 1475. Le candele al suo interno sono fatte di cera d'api e quindi sarebbero state molto costose. Venivano spesso utilizzate nelle fattorie stagionali della Norvegia, luoghi dove il bestiame veniva portato al pascolo in estate, ma le strutture erano spesso basiche, anche secondo gli standard del XV secolo. Le candele sarebbero state l'unica fonte di luce. Questa probabilmente è caduta da un cavallo mentre attraversava il passo, il che sarebbe stato fastidioso per il proprietario, quando alla fine si rese conto di averla persa. Specchi in bronzo. Oggi le persone tendono a deridere chiunque abbia uno slogan trito come «Vivi, ridi, ama» scritto sul proprio profilo sui social media o sulle pareti di casa. Non dovrebbero, perché gli esseri umani hanno scritto sentimenti altrettanto triti sugli oggetti dal giorno in cui abbiamo imparato a scrivere. Prendete ad esempio questa collezione di 80 specchi in bronzo. È stata recuperata da un cimitero nella provincia di Shaanxi in Cina nell'aprile 2021. Gli archeologi credono che le tombe da cui provengono gli specchi siano del periodo degli stati combattenti, il che li rende vecchi di circa 2200 anni. Sebbene molte delle tombe siano state saccheggiate durante l'antichità, gli specchi sono stati lasciati intatti forse come segno di rispetto. Gli archeologi moderni non hanno tali scrupoli, quindi li hanno prelevati proprio accanto alle teste dei defunti. Gli specchi sono stati talvolta trovati con tracce di seta attaccate, quindi potrebbero essere stati racchiusi in borse o sacchetti di seta prima dei funerali. Sono stati trovati con i corpi di uomini e donne allo stesso modo, quindi qualunque scopo simbolico abbiano avuto deve essere stato universale. Gli slogan scritti su di essi includono gioielli come «Gioia eterna», «Vivi a lungo nella memoria» e «Ricchezza per la mia famiglia». Nel deserto del Sudan, gli archeologi hanno scoperto il murale intitolato «Il patto di Nebura», datato 4000 anni fa. La pittura raffigura due figure aliene che stringono la mano a una donna umana, suggerendo un accordo o un'interazione tra specie.
Circondato da iscrizioni misteriose e pigmenti di origine sconosciuta, il murale solleva ipotesi su contatti extraterrestri nel passato. Le leggende locali parlano dei visitatori di Nebu, che avrebbero portato conoscenze in tempi di siccità. Questa scoperta promette di riscrivere la storia, unendo scienza, mitologia e mistero. Camera segreta. Una cosiddetta camera segreta della Sfinge è stata scoperta sotto il palazzo dell'imperatore Nerone nel gennaio 2020. Prima della sua scoperta, la camera era rimasta segreta per 2000 anni. Nerone era noto per i suoi gusti sfarzosi e sembra che tali gusti si estendessero anche ai tunnel sotto il suo palazzo. Le pareti dei tunnel sono ricoperte di murales e animali, sia reali che mitici, tutti disegnati in vivaci tonalità di rosso. Alcuni di essi potrebbero essere stati dorati, dando credibilità all'idea che questo potrebbe essere stato il favoloso palazzo dorato di Nerone. Gli storici sono abbastanza sicuri che sia il palazzo che i tunnel siano stati costruiti immediatamente dopo il grande incendio di Roma nell'anno 64. Dopo la morte di Nerone, i suoi successori decisero di distruggere il suo palazzo poiché lo consideravano di cattivo gusto. Parti di esso furono riempite di terra e altre furono distrutte per fare spazio a strutture come il Colosseo. Sembra che la squadra di demolizione abbia o perso la camera della Sfinge o non ne abbia mai saputo dell'esistenza. L'escavazione completa delle camere sarà probabilmente un processo lento e delicato, ma gli archeologi sono determinati a portarlo a termine. Ceppi romani. Sebbene ci sia sempre stata speculazione sul fatto che gli antichi romani tenessero schiavi in Britannia, ci sono sempre state poche prove di questo comportamento, fino a forse ora. Nell'aprile 2021, i resti di un uomo incatenato sono stati trovati da costruttori che lavoravano su un'estensione di una casa a Rutland, in Inghilterra. I poveri costruttori devono aver brevemente pensato che il loro cliente fosse un assassino. Questo però non era una sepoltura recente. Come hanno poi confermato gli archeologi, questi sono i resti di un uomo che ha incontrato il suo destino durante il III o IV secolo. Fu lasciato in fondo a una fossa con ceppi di ferro attorno alle caviglie. Gli storici pensano che i ceppi fossero solitamente rimossi dagli schiavi morti in modo che potessero essere riutilizzati. O questo uomo ha fatto qualcosa di così terribile che è stato incatenato anche nella morte come punizione, o c'è un'altra spiegazione per la sua situazione. Una tale spiegazione potrebbe essere una credenza superstiziosa che i morti potessero risorgere a meno che non fossero impediti di farlo, come alluso in alcuni manoscritti romani antichi. Anche se fosse questo il caso qui, è comunque la prima prova fisica diretta dell'esistenza della pratica in Britannia. Prima di continuare, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale. Non costa nulla. Insieme siamo più forti. Antica strada di legno. Scavare vecchie strade è un buon modo per trovare antichi tesori, ma non è spesso il caso che il tesoro che trovi sia un'altra vecchia strada. Questa strana coincidenza è avvenuta nel giugno 2021 nella città polacca di Jarosław. I lavoratori che stavano posando una nuova strada hanno scavato una vecchia in preparazione per posare nuovi materiali e hanno trovato una strada di legno del XVIII secolo sotto di essa. Le strade di legno erano rare anche nel XVIII secolo e di solito portavano alle porte della città. Questo potrebbe essere stato lo scopo di questa, se così fosse, non può essere stata utilizzata molto spesso. Le strade di legno erano costruite esclusivamente per trasportare carrozze trainate da cavalli, che lasciavano impronte di zoccoli e solchi di carrozze nel legno. Qui non sono visibili né l'uno né l'altro, o la strada è stata utilizzata raramente, o la superficie era stata sostituita immediatamente prima che la strada venisse sepolta. La prima possibilità potrebbe essere più probabile. Il tratto di strada è lungo solo 30 metri, e sebbene gli archeologi abbiano successivamente trovato altri frammenti della strada nelle vicinanze, non pensano che fossero mai collegati l'uno all'altro. La strada potrebbe essere stata abbandonata prima di essere completata. Antico mistero dell'acqua. Ci sono voluti anni per svelare i segreti della vasca votiva di Noceto, ma nel giugno 2021 gli archeologi hanno finalmente risolto il caso. Questo insolito monumento sotterraneo è stato scoperto nella Valle del Po in Italia nel 2005. È stato identificato come un serbatoio d'acqua in legno, o forse un bagno comune, ma questo è tutto quello che gli archeologi dell'epoca potevano elaborare.
ci è voluta una recente svolta nella datazione al radiocarbonio per rivelare ulteriori indizi, incluso il fatto che la struttura ha 3.400 anni. Un ulteriore esame del terreno con tecniche di scansione non invasive ha anche rivelato la presenza di una struttura praticamente identica sepolta direttamente sotto la vasca votiva di Noceto, che non è l'unica cosa che è sepolta qui. Le scansioni e gli scavi successivi hanno scoperto un numero significativo di ceramiche e figurine, tutte sepolte intenzionalmente. Basandosi su tutte queste cose, ora sembra molto probabile che un tempo ci fosse un culto dell'acqua in questo sito e che il bagno o serbatoio fosse al centro della loro attività rituale. Dato che si sono costruiti una nuova struttura proprio sopra la vecchia, è possibile che siano arrivati qui ancora più tempo fa di 3.400 anni. Murale vecchio di 3.200 anni. Ora è il momento di dare un'occhiata a questo murale di ragno nel nord del Perù. Ha circa 3.200 anni, ma gli archeologi non sapevano che fosse lì fino al gennaio 2021. Lo stile dell'arte e la riverenza data al ragno hanno portato gli esperti a credere che potesse essere stato adorato come un dio. Anche tenendo presente questo, è difficile immaginare perché il dio ragno di questi antichi popoli peruviani avrebbe dovuto portare un coltello, ma c'è nel murale. I candidati più probabili per la creazione del murale sono il popolo Cupisnique, che si sa abbia vissuto in questa regione all'epoca. Pensiamo che associassero i ragni alla pioggia, anche se c'è qualche suggerimento che potrebbero averli associati anche alla fertilità. Il murale non è lontano da un fiume, che probabilmente sarebbe stata una fonte vitale di acqua per il popolo. Quindi ha senso adorare un dio dell'acqua vicino al fiume, nella speranza che il ragno amichevole si assicuri che il fiume non si prosciughi mai. Ci sono alcune prove archeologiche che un tempo qui sorgesse un antico tempio, ma è probabile che sia stato abbattuto da agricoltori diversi secoli fa. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!